Cosa vedo? Cosa vedo? Avanti, fatti avanti, fammi avanti, avanti, avanti. Solo un grigio adulterio si consuma con le gambe. C'entrano da migliaia di chilometri. Il Nilo attenta all'audace. Sempre così. Come hai detto, scusa? Che arranca più dietro. Il corso del... Che noia, ti sei annoiato? Sei impossibile. Portami via. Volevo appunto chiederti. Posa, stai per giustificarti. Tempo perso. Volevo chiederti perché sei voluta uscire. Tesoro caro, della lunga lista delle tue idiosincrasie, ricordo l'invincibile resistenza passiva a ciò che non capisci. Io invece capisco benissimo i tuoi segnali di crisi. E stavolta ti ho portato fuori con mezz'ora buona di vantaggio sul tuo crono. Allora, sei contento? Disciplina militare. Portami via da quest'alba. Spostiamoci da qui. Portami lontano! Sono solo. La tua critica manca di basi. È fisiologica, ti addormenti. Mi costringe ad accorgermene. Ma chi si addormenta? Non lo capisco, sai. Siete due generazioni diverse, tu e questi ragazzi. Del resto, anche loro si annoierebbero se ti vedessero recitare. Ma io non recito affatto, Giulia. E allora mettiti nei loro panni. Loro recitano, con i microfoni e tutta quell'altra roba californiana. Quindi, sì, educato. E non dormire. Certo, è vero che spesso balbettano con le musiche. Non hanno ancora imparato a tenerle più basse delle voci. Insomma, di errori ne fanno, e tanti. Ma almeno rompono la monotonia. Non si impiegano subito dopo gli studi. Mi fanno rivivere, ecco. Non sono giovanissimi, ma certo sono più giovani di te. O di me. L'originalità dei tuoi gusti la trovo inquietante, Giulia. Allora, vogliamo salvare questa assurda serata con un salto da Orsini? Magari. E se è già chiuso? Beh, vedremo. Che desolazione! È da tanto che non mi diverto più. Cosa c'è? Ma quei ragazzi non c'erano prima. Andiamo. Come andiamo? Non possiamo lasciare la macchina così. È un po' troppo esposta. 8 settimane di permanenza in top. Scanzerato. Non me lo dico io. Io sono scimpanzé e io sono Red da Foresta, come ti segno, fra tre quarti d'ora passo e te vengo a mangiare. E io vedo in culo. E io ti scherzo. L'hanno forzata e non l'hanno neanche portata via. Ci stanno aspettando, è chiaro. Guarda che facce. Tu stammi sempre dietro. Ma cosa ti prende? Sei matto? E se reagiscono? Non preoccuparti, qualunque cosa accada, ricordati. C'è una rivoltella nel cruscotto. Una rivoltella? E da quando hai una rivoltella tu? Da quando ho capito che non c'è pace per la gente sana. Pazzo, fanatico! La macchina te la prendi da solo. Io vado in tassì. Stammi a sentire, stronza! Piccolo borghese. Io lo faccio anche per te, hai capito? Ma tu no, la signora non vuole mischiarsi in questa merda. La signora va in questura, anzi no, gli telefona in questura ed ecco fatto. Ma io non ci vado in questura, ci vado dopo. Io prima gli spacco il culo a questi bastardi. Io me la riprendo, la mia macchina. Ma se la rivoltella era nel cruscotto, a quest'ora se la sono presa. You've got
questa sigla di Queen. Esattamente dalle ore 19. Tante volte qualcuno. Perché non mi fa dormire a casa tua? Ecco il padrone della macchina che non gradisce affatto questa bella compagnia. Perché io me ne devo andare. E anche voi spostatevi. Perché devo andare. Sta calmo. Mica da volamo rubare la macchina. Fallo passare, Franco. Vai, vai. È tutta tua, ripieta la macchina. Che avete paura? Si vede che avete paura. Stronzi! A me stronzo non me lo dice, hai capito? Sta buono, bravo. Vattene, va. Andiamo, regà. Dagli mortacci sua. Basta, entra, dai, è inutile. Con questi non si discute. Entra, dai, non fare lo stupido, vieni qua.